buonasera, bentornati all'apertura consueta dei calendari di una fetta di paradiso. Oggi è 6 dicembre e come avrete visto sicuramente dall'anteprima del video, abbiamo insieme questa sera, a grande richiesta, l'apertura della mano di mio marito. Ebbene sì, torna tra di noi, l'apertura si sta riscaldando nel frattempo, però ha dichiarato che aprirà solamente ed esclusivamente il calendario dell'IKEA. E ragazze, purtroppo non abbiamo potuto averlo anche per la degusta box, anche perché nella degusta box dovrebbe comparire a intera figura e quindi non ha potuto, insomma, partecipare. Peraltro ha tenuto anche a dire fammi vedere dov'è il numero, e io gli ho detto no, no, che voi siete facilitato troppo, non va bene. Prima di aprire però il calendario e cercare il numero 6, che anche io non ho trovato, vi rammento la qui garetta, chiamiamola garetta, di spara il nome, spara il nome, spara il nome, mentre Freddy sempre a quest'ora si rifà le unghie sul totem. Mi raccomando, partecipate in tanti, trova il nome entro il 15 dicembre per l'apertura dei calendari di una fetta di paradiso. Vinci anche un premio, cioè Ricky Cotillon, vinci un premio fornito da una fetta di paradiso, compreso le spedizioni. Peraltro, quindi è un grande divertimento. Allora, venga, venga, venga con la sua manuccia santa. Ecco le manucce sante. Ne serve una in realtà. Venga, però rimanga in camera a cercare il numero 6. Rimanga il pollice, rimanga in camera. L'ha trovato subito. Ma è anche grande la casella, ragazze. È una casella grande. Secondo me c'è il biscotto. Ora io non vorrei. Ecco, non iniziamo a sfondare le cose. Trovi l'incavo. Trovi l'incavo senza sfondare. Con calma, con calma. Hai rotto dove non dovevi rompere. Piano. No, si rompe tutto. Ma no. Aspetta, guarda. Si fa un macello. Qua c'era l'incavo, eccolo, aspetta, ecco, dai, casino si affa, un casino, dai, c'è un biscottino, ecco, il biscottino, fai vedere il biscottino, ma fallo vedere bene, mi ci mettiamo avanti, metti, no, al contrario, cioè, piano, appendi, fai vedere, fai. Ma hai visto che cosa c'è dietro? Io pensavo più tardi, ma non hai visto cosa c'è dietro? Ma non hai visto cosa. Anche voi non vedete la faccia. Hai visto cosa c'è dietro? La tesserina. Sfila la tesserina con la tua manualità, col manone. Mamma mia, ragazza, è il numero 6, abbiamo sfilato la tesserina, ma non è che è scivolata, no, non è scivolata, che poi ha lo stesso pattern del calendario, dove lo tiri fuori, se lo sta leggendo, basta che non lo sai, quando c'è perché si deve grattare e bisogna vederlo in cassa all'IKEA, vabbè, insomma, ragazzi, io ancora non lo vedo, è il cane che abbaia. Una gift card valida dal 6 dicembre, quindi da oggi, fino al 28 febbraio 2023. Però è carina, guardate, io non credevo che uscisse oggi, cioè avevo notato ieri che c'era la tessera questa grande, ma pensavo che, siccome stava anche qui al numero 18, pensavo che stesse più a ridosso del Natale. Bella questa, mi piace, questa ci gusta tanto. Allora, intanto lo risistemo qui. E questa non la lascio dentro là, se no me la dimentico poi. Partecipa anche tu al spara il nome Mas. Niente, ormai sono, come si dice, un po' psicopatica. Ora è arrivato invece il momento di cercare il numero della degusta box. Vi abbasso un pochino così magari lo cerchiamo insieme. Io, come ho evitato di far cercare il numero a mio marito, anche io non ho cercato il numero sulla degusta box e non so minimamente dove sia, tanto più che i numeri sono talmente mimetizzati, sono mimetizzati, che non lo vedo, non lo vedo, non so dov'è.
Non so minimamente dove sia il 6. Dov'è? Eccolo! L'ho trovato a colpo d'occhio, poi da lì non lo vedrete mai. Vi avvicino per mostrarvelo. Guardate dov'è il 6. L'avreste mai visto? Io non l'avrei visto. Ora vi ripropino qui e lo apriamo insieme. Allora, intanto troviamo il pertugio, che non so dov'è. Dov'è? Eccolo qua. Ah, è bello grande! È tornato il marito. È bello grande il pertugio di questo numero 6. Guardate cosa c'è! Un gentilinio svego al cioccolato! Boni questi! Si lecca i baffi che non ha, no, ce l'ha i baffi. Boni, boni, questi sono proprio boni, dal 1890, con miele di fioriture spontanee, grano 100% italiano, da sempre senza olio di palma. Questi sono buoni anche per fare un tiramisù rivisitato, un dessert con una crema pasticcera. Non lo so cosa ci inventeremo, li vado a rimettere dentro. Questa de Gustavox me gusta mucho, ragazzi. E anche il biscottino dell'IKEA ha un suo perché questa sera. Ecco, come diceva, mi sembra Paola, dovrebbero essere tutti incartati i dolcetti che escono dall'IKEA, perché effettivamente se uno non li consuma almeno li può conservare senza che io li debba mettere ogni volta dentro la tazzina. Comunque, questo è quanto per quanto riguarda appunto il 6 dicembre. Non perdete la diretta dell'8, mi raccomando. Bacio grande, buona serata, buonanotte, bacio ancora, bacio ancora. Ciao! Bye.